Expo Venice Sud 2017, altro stand, altre novità, altro volto per voi amici di VenningTV.it qui a Catania in questa settima edizione di Expo Venice Sud. Mi trovo in compagnia di Francesco Zito, il titolare della torrefazione Zito Caffè, che intanto invito a salutare. Buonasera a tutti quanti, grazie. 45 anni molto ben spesi prima nella commercializzazione del prodotto in qualità di rappresentante e poi con tanta sagacia, tanta audacia, tanta perseveranza, buona volontà e onestà per andare a creare in primo luogo una torrefazione e poi con tutti gli estremi una commercializzazione del prodotto a proprio marchio. È stata difficile, vero signor Zito? Sì, è stata molto difficile perché nonostante l'esperienza ovviamente nelle varie torrefazioni per cui io prestavo collaborazione, non è stato facile, però la perseveranza alla fine mi ha premiato, perché noi nasciamo come linea bar innanzitutto, dopodiché ovviamente i mercati ci richiedevano appunto la CHAD, la capsule, quindi il vending, tutto sommato è questo, e per cui ci siamo adattati a questo mettendo la nostra esperienza del prodotto lavorativamente parlando. Spendiamo 60 secondi per presentare la torrefazione Zito. Quando nasce e come si sviluppa la torrefazione Zito? Dunque, l'azienda nasce nel 1989, per cui adesso siamo al 28esimo anno. L'azienda è nata in una piccola bottega di 100 metri quadri. Ringraziando il cielo, la perseveranza, ma perché era un'azienda familiare. Adesso possiamo dire che abbiamo la collaborazione di circa 20 dipendenti, per cui sono 20 famiglie che mi aiutano e che mangiano insieme a noi. Noi teniamo moltissimo ai nostri dipendenti, ai nostri collaboratori, perché per noi non sono dipendenti né collaboratori, fanno parte della famiglia. Sono elementi della famiglia a tutti gli effetti. Sono importantissimi, anche se io parto da quel principio che tutti utili ma nessuno è indispensabile, però i nostri collaboratori sono trattati veramente come se fossero figli miei. Signor Zito, voi vi trovate a? Noi ci troviamo a Mascalucia, provincia di Catania, ancora per poco, perché fra qualche mese dobbiamo trasferirci per necessità logistici, il capannone dove siamo, la sede dove siamo adesso c'è stretta. Questo diciamo significa che state lavorando tanto, i volumi crescono, la logistica esplode ed è un bene. Certo che è un bene, voglio dire che abbiamo messo tutti i mezzi, soprattutto la collaborazione di mio figlio, che è colui il quale è un vulcano di idee. Buon sangue non mente. Questo è anche vero, questo è anche vero. Comunque adesso purtroppo, ripeto, mi dispiace andare via da Mascalucia perché è il mio territorio, ho un pezzo di cuore lì perché l'azienda nasce lì, anche i miei figli tra l'altro sono nati a Mascalucia, ci trasferiremo nella zona industriale di Campo Rotondo Etneo, una sede molto più grande, quasi il triplo di quella che abbiamo attualmente. Abbiamo anche altri macchinari già acquistati ma che ci devono consegnare, che purtroppo non entrano nella sede dove siamo attualmente e senza i quali non potete sviluppare il territorio continentale, chiamiamolo così. Sì, perché ringraziando il cielo, voglio dire, alla perseveranza, tutto quanto quello, l'esperienza eccetera, stiamo aggredendo anche i mercati non solo del continente, parliamo dell'altra Italia, ma anche l'estero, dove noi già siamo presenti, in Spagna, in Francia, Cecoslovacchia, Germania, Portogallo, eccetera. Per cui stiamo cercando di fare veramente del nostro meglio, perché con la passione, molta passione ci vuole per fare questo lavoro, e per cui io penso che quando si ci mette la passione, la perseveranza, i risultati io credo che si ottengano. Sicuramente. E a dare una mano a lei e agli altri collaboratori nei vari settori ci sono due figure professionali, diciamo basilari, per seguire la distribuzione automatica, che sia in grani che sia nel monoporzionato. Chi sono? Allora, noi abbiamo parecchi collaboratori.
i due che adesso sto per nominare sono coloro i quali, diciamo, che sono il fulcro dell'azienda, perché poi ci sono altri che non sono da meno, però è giusto che io lo dica. C'è il signor Rosario Laviano, che ha un'esperienza quarantennale, voglio dire, non sembra, ma è grandicello, lui dice che è molto più giovane, ma non è così. Beh, diciamo che se li porta bene, via. Buongiorno, buongiorno Rosario. Grazie intanto del complimento. Io ho visto che lui è comparso quasi come un fantasma, ma provvidenzialmente, perché parlavamo proprio del monoporzionato, dello sviluppo commerciale sul territorio. Qual è la parte di territorio di cui le si occupa? Io mi occupo principalmente della Sicilia, curando sia il settore retail, sia il settore GDO, che il vending tradizionale. E principalmente, diciamo, più la parte orientale, e tra le altre cose c'è un altro amico collega che mi aiuta in questo. E ora ci arriveremo. Sì. E quindi, diciamo che essendo il più vecchietto, mi muovo nella parte più vicina della nostra zona. Questo sempre con il marchio Zito Caffè, che sia Oreca, che sia retail, che sia vending. E in effetti non è proprio così, perché noi differenziamo, abbiamo un altro marchio che è il Grandi Caffè, perché il nostro marchio Zito è dedicato principalmente a chi, anzi esclusivamente a chi è che fa uso di comodato. Per cui cerchiamo di tutelare le aziende che ancora vogliono investire nel vending come comodato e quindi hanno la voglia di acquistare le macchine, e noi gli dedichiamo un marchio esclusivamente per loro. Mentre utilizziamo il marchio Grandi per il retail in generale, per la GDO, per tutte quelle che possono essere le altre esigenze del monoporzionato. Vedo che nel frattempo alle nostre spalle abbiamo dei ripiani, direi pieni di macchine, ce ne sono davvero tante, vari modelli, vari colori, varie dimensioni, tutte con un unico comune denominatore: Aroma Brevetto Italiano. Aroma fa delle macchine belle, efficienti, economiche. E voi in che modo interagite con il marchio Aroma? Allora, noi siamo concessionari esclusivi per tutta la Sicilia del marchio Aroma. Io sono contentissimo di aver scelto, o mi ha scelto la Roma, questo non l'abbiamo ancora capito, di essere appunto i concessionari di questa bellissima macchina, che ha una erogazione favolosa, che ha un meccanismo eccezionale, è tutta prodotta in Italia, questo è importante, non parliamo di produzioni cinesi o quant'altro, senza nulla togliere alla Cina, per carità, però io preferisco avere dei prodotti italiani. E passiamo ora a chi si occupa dell'altra parte della Sicilia in collaborazione con Rosario, e non solo della Sicilia? No, e non solo della Sicilia, ma parte anche dell'Italia settentrionale. E qui in Sicilia chiamano il continente. E chiamiamolo come vogliamo. Sì, è molto colorita come espressione, signor Zito. È vero. Però è davvero molto gradita. Lei è un simpaticone. Grazie, è molto gentile. I 10 euro glieli do tra poco. Oltre che bravo, grazie. Dopo. E allora, lo abbiamo qui alla nostra destra. Giovanni Chines. Giovanni Chines, buongiorno. Buongiorno e un saluto a tutti gli amici di Vending TV. Un volto nuovo per gli amici di Vending TV. Giovanni, tu ti occupi della parte, di quale parte della Sicilia? La parte occidentale, ma non solo. Io mi dedicherò anche, diciamo così, a far conoscere il marchio Zito a livello nazionale. Abbiamo già diversi clienti, quindi è già un'azienda che si è già fatta conoscere. Io proverò a sviluppare questo, diciamo così, questo progetto, e ringrazio la famiglia Zito di avermi dato questa opportunità e darò tutta la mia conoscenza e disponibilità per portare avanti questo nostro marchio. Grazie Giovanni, ma signor Zito, quante sono le miscele e i sistemi disponibili per il vending, per il monoporzionato? Allora, per il monoporzionato innanzitutto voglio dire, me l'ero scordato prima, io ho una certa età, ormai abbiate pazienza, siamo certificati anche con il biologico. L'abbiamo presentato per la prima volta al Venditalia l'anno scorso, dove lei era presente. E poi abbiamo tre tipi di cialda, nel senso, e anche capsule.
dove c'è il Soave, che è un caffè molto aromatico, c'è la cialda unico e la capsula unico, che è quello che va, diciamo, per tutti i gusti. Poi abbiamo la capsula o cialda primo, così si chiama primo, non perché siamo i primi, ma perché abbiamo voluto dare questo appunto nome. Premiare questa miscela chiamandola primo. Sì, che è leggermente per i palati più robusti. Ma non solo, ma da poco siamo anche partiti con il compatibili, quindi produciamo la Modo Mio, la compatibile Nespresso, la Dolce Gusto e la Uno System. Per cui abbiamo arricchito tutta la nostra gamma per far sì che il cliente non debba andare altrove a reperire prodotti che mancano in azienda, ma bensì per dare una vasta gamma di tutti i prodotti dalla Zito Caffè con marchio Zito Caffè e Grandi Caffè. Ottimo, e allora amici cari, io insomma comincio a risentire un po' non tanto dell'età ma della stanchezza, perché stiamo trotterellando da quasi 10 ore da uno stand all'altro per intervistare i vari titolari di stand o i responsabili commerciali e fargli presentare quelle che sono le novità esposte in questo salone biennale di Catania, la 7ª edizione di Expo Vending Sud, la 2017. E a questo punto dunque invito il signor Zito a somministrarmi il miglior caffè da lui prodotto, il più delicato, il più soave, il primo, io direi. Ma no, non voglio assaggiarli anche tutti, non voglio, ma anche unico, esatto. Dica almeno uno, ma buono, affinché possa. Grazie. E affinché possa assaggiarlo, riposare per 60 secondi e andare nuovamente in qualche altro stand per proporre a voi altre novità qui a Expo Vending Sud 2017. Grazie Rosario. Grazie a voi, grazie della disponibilità. Grazie Giovanni. Grazie, ancora un saluto a tutti. Grazie signor Zito. Grazie a tutti quanti voi, e vi devo fare veramente, ma non perché c'è l'intervista, i miei complimenti, veramente siete professionali, veramente, grazie. Grazie, grazie. È il momento del caffè Zito, nel senso che ora mi attendo il caffè. Bene, va bene, grazie. Grazie, naturalmente scherziamo, è un modo per ammazzare la stanchezza. Amici, non andate via perché noi tra pochissimo torniamo.